se un invece si può fare secondo lo visto, ma che rischi con il stato, visto che si dovrai parola. Agovi noi ci fa di arini potori, sono i cosi naso se si sia di lei. Ma forse non si tratta da niente nasco e doppio successo al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Slovacchia. L'atleta fanese Alice Pagliarini, 16 anni, è tornata a casa con due ori nei 100 metri individuali e nella staffetta femminile. Medaglie iridate che fanno seguito ad altri prestigiosi risultati, come le medaglie d'argento conquistate nella staffetta ai campionati europei Under 18 di Gerusalemme e nei 60 metri ai campionati italiani indoor Under 18 di Ancona. Alice è salita sul gradino più alto del podio anche a Pescara nei 100 metri durante i campionati italiani studenteschi. La giovane è stata ricevuta in comune dall'assessore allo sport Barbara Brunori, dal dirigente scolastico Samuele Giombi e da alcuni docenti del Nolfi Apolloni. Sono state due bellissime esperienze. La prima è stato il mio primo campionato europeo, quindi la mia prima gara importantissima e in maglia azzurra, che è una bellissima emozione, un bellissimo traguardo e porta tantissime soddisfazioni. E poi essere ritornata anche a casa con una medaglia d'argento è un'emozione incredibile e è stato davvero bellissimo. E la seconda gara invece, gli Elioff, sono stati ancora più belli perché sono tornata a casa con non una ma due medaglie d'oro, che ovviamente era quello che io, diciamo, era l'obiettivo che mi ero posta andando lì, e quindi sono contentissima di entrambe le gare, bellissime emozioni, bellissime esperienze. I tempi conseguiti? Nei 100, 11:69, mi sono avvicinata al mio personale. E in staffetta invece abbiamo fatto 2:11 e non mi ricordo bene, però non abbiamo fatto il nostro miglior tempo. A Gerusalemme eravamo andate meglio perché c'erano anche altre ragazze di età più grande. Ora ci sono altre gare in vista? Allora, quest'anno ho finito le gare importanti, faremo una gara a settembre, che è un campionato di società, e poi vediamo il prossimo anno di gare importanti. Il prossimo anno ci saranno i campionati italiani e poi vediamo come andrà. Assessore, Alice continua a stupire ma anche a rendere orgogliosi tutti noi fanesi. Sì, Alice è Alice delle meraviglie, vince su tutto, vince veramente sullo sport, vince all'individuale, vince in staffetta, è un vero talento di cui la città di Fano va orgogliosa, non a caso spesso la incontriamo proprio per darle anche il sostegno giusto e riuscire ad arrivare sempre più in alto. È una ragazza dal basso profilo ma dagli alti risultati, questo dimostra che la perseveranza, la dedizione ma anche la serietà con grande senso di responsabilità nello sport paga. Giombi, tanto impegno non solo nello sport ma anche nello studio. Sì, infatti noi siamo molto contenti perché Alice ha conseguito risultati eccelsi nel suo campo sportivo, ma per noi come scuola è altrettanto importante il fatto che abbia saputo conciliare questo impegno molto gravoso ormai, perché parliamo di livelli internazionali, molto gravoso anche con un impegno scolastico e con risultati scolastici di buon livello, di ottimo livello, questo è molto importante. Lo sport dà disciplina, insegna la disciplina, e la disciplina aiuta a gestire bene il tempo anziché sprecarlo in modo vano con tanti social o videogiochi di vario genere, cosa che per i nostri giovani oggi è una tentazione gravosa, micidiale, e questo ha una ricaduta anche molto importante per quanto riguarda poi la gestione del tempo di studio. Un esempio anche per tutti i compagni. Direi proprio di sì.